Partiamo dai quartieri, l'amministrazione incontra i cittadini. E questo è il titolo dell'iniziativa di cui si è resa protagonista l'amministrazione comunale di Abbiategrasso per rispondere alle esigenze della cittadinanza. Un punto di ascolto mobile con una rappresentanza comunale della polizia locale nei vari quartieri della città per raccogliere le istanze. Diversi gli appuntamenti che si sono conclusi pochi giorni fa, ma che dopo la pausa estiva riprenderanno. Questo è quello che è emerso. I cittadini ci chiedono sempre maggiore presenza vicino a loro, ci chiedono di essere presenti quindi sulle strade, nei parchi, per poter intervenire in situazioni di viabilità, in situazioni di emissioni acustiche eccessive, rumori, chiedono maggior intervento di manutenzione. Poi i temi fondamentali sono questi che sono stati toccati dai cittadini in queste tre giornate. L'esperienza si ripeterà? Sicuramente dopo l'estate ancora torneremo ad ascoltare i cittadini per cercare di essere vicini alle loro esigenze e di riuscire a orientare il servizio per rispondere alle loro esigenze. Abbiamo ricevuto molte osservazioni sui rumori che ci sono all'interno della città, specialmente dopo le varie manifestazioni che ci sono. È chiaro che i controlli e la possibilità di una presenza anche dei vigili eccetera, questo è lo sforzo, lo stiamo facendo, però manca tanta diseducazione c'è in giro e quindi una più accurata educazione da parte dei nostri giovani sarebbe auspicabile per il bene di tutti, insomma. Le segnalazioni sono molto simili tra di loro, parlano di conferimento errato dei rifiuti da parte dei cittadini, in particolare all'interno di contesti di cortile o di condominio non tutti le utenze sono attente a differenziare bene il materiale, a conferirlo correttamente e ad esporre il contenitore per lo svuotamento nei giorni giusti e prefissati. Il fatto di conferimento errato di rifiuti genera qualche disagio.